Siamo a Bresso, siamo nella periferia nord di Milano, siamo in via Leonardo da Vinci 21 e siamo venuti qui per raccontarvi una storia, la storia di una dinastia tutta rossonera, la dinastia Maldera. Per raccontare questa storia non sono da sola, allora è venuto ad aiutarmi Andrea Saronni. Ciao Andrea, perché mi hai portato al numero civico 21? Perché mi hai portato proprio a Brest? Ciao, perché qui, un giorno dei primi anni 50, da Corato, provincia di Bari, arriva la famiglia Maldera. In realtà non arriva proprio qui a Bresso, all'inizio vivono a Milano il padre Antonio, con la moglie Antonia, ci sono già i due primi figli, Gino, Luigi e Attilio, e va a lavorare all'ortomercato. Dopodiché si stabiliscono qui a Bresso e proprio qua dietro di noi, Via Leonardo da Vinci, via come vi Leonardo da dicevamo. Vinci, aprono il negozio, il primo negozio di proprietà di Antonio Maldera, ortofrutta, un ortolano. Questi grandi paesi della periferia che accolgono tante tante famiglie sullo stile di Maldera, con molto lavoro, molta voglia di avere un destino sereno, e si uniscono poi altri figli perché nasce Aldo nel 53 e poi nascono anche due figlie femmine, figli che vanno a scuola perché il pezzo di carta vuole papà Antonio è fondamentale, però per quanto riguarda Luigi, Attilio e poi anche il piccolo Aldo, bisogna metterci dentro anche il pallone perché loro vogliono giocare a pallone. Però adesso dobbiamo andare dove tutto ha avuto inizio, però sul campo da calcio. C'è Sì, ancora quel campo, è a Cusano esiste. Milanino. È a Cusano Milanino, via delle Camelie, alle Cinque Torri. Lì inizia, per quanto riguarda il Milan, la dinastia Maldera. Diciamo la verità, non siamo venuti a piedi, no? Abbiamo preso la macchina No, perché non è il c'era un po' di caso, non è il traffico. caso. Altri tempi, quelli in cui a piedi, appunto in bici, Gino innanzitutto e poi anche Attilio e quindi Aldo, da Bresso venivano qui. A bordo campo c'era un signore, si chiamava Crippa, Sciur Crippa ovviamente, alla milanese, che non solo organizzava queste squadre, queste partite tra i ragazzi del circondario, ma poi, come succedeva ai tempi, chiamava l'osservatore del Milan. Il Milan aveva questa rete veramente pazzesca di osservatori in tutta la periferia, tutti i paesi limitrofi a Milano e anche magari un po' nelle campagne milanesi, che praticamente facevano nascere poi un vivaio veramente autoctono. Era una specie di Athletic Bilbao, perché se pensate a tutti quei giocatori della generazione degli anni 60, pensate a Trapattoni, che era qui di Cusano Milanino, Lodetti, su questo campo qui vicino hanno cominciato anche Pierino Prati, Santin, Pelagalli, Noletti. Insomma, su ogni campo c'era il Sciur Crippa del caso che chiamava. Al Milan c'era un altro Sciur che si chiamava Sciur Malatesta, e venivano e sceglievano. Gino fu il primo a essere scelto e poco dopo si portò dietro sia Attilio e qualche anno dopo anche il giovane Aldo. Il mio ricordo è che io i primi calci li ho dati lì a Bresso all'oratorio. Ho fatto i primi calci a Cusano Milanino, ho fatto questo torneo qua serale, c'erano dei dirigenti del Milan, mi hanno visto perché si vede Cusano Milanino, gli avevano detto andate a vedere questo ragazzo che gioca stasera così. Lì c'era il periodo, il direttore sportivo responsabile era un certo signor Malatesta, che poi ha tirato fuori tanti di quei giocatori. Sono andato il martedì a provare alla Scarioni e ho fatto l'allenamento e poi mi hanno detto guarda, noi ci interessi. Ho cominciato la mia carriera, che avevo 14 anni, ho fatto i giovanissimi, ho fatto gli allievi, la primavera e prima squadra. Ecco, lì è cominciato la
la mia avventura. Quello che voglio sapere però come è andata poi, perché Gino è stato scelto dal Sure Crippa. Esatto. E poi gli altri fratelli, perché così comunque Aldo era bravo. Così come Attilio, Gino tra l'altro che giocava a centrocampo ma aveva un'attitudine molto difensiva, poi con un fisico che insomma ai tempi, tant'è vero che quando poi arriva al Milan uno dei suoi soprannomi era Grattacielo, insomma per i tempi era veramente alto, aitante, e quindi fu spostato a difesa. Attilio invece nasce subito come difensore, dopo appunto arriva Aldo. Quando mi portarono in prova a Milanello, era appena stato costruito Milanello, e mi ricordo che c'era Lidl, perché Lidl ha iniziato con le giovanili del Milan, andai a provare come portiere, no? E Lidl mi disse: tu che ruolo giochi? Secondo me piaceva correre, gli ho detto: fuori cosa vuol dire? Dove volete voi? Avevo 12-13 anni. Ma la cosa che mi ha lasciato impresso è che dopo l'allenamento mi dice: domenica c'è Milan-Fiorentina a San Siro. Prima le giovanili, Pulcini piuttosto che esordienti, giocavano in anteprima. E io mi sono trovato all'improvviso, da ragazzino, mio padre non mi accompagnò nessuno, prendevo l'autobus e andavo da solo, e mi sono trovato in questo stadio, senza sapere né il ruolo né che cosa, a giocare. Ho giocato una mezz'oretta. Aldo 53, piccolino, esilino, però molto bravo, superiore tecnicamente agli altri due, tant'è vero che gioca sempre un pochino con i più grandi. E quando lo portarono al Milan, il Milan era perplesso perché fisicamente era gracilino e lo voleva l'Inter. Tra i più grandi, 52, sempre su questo campo qua, quando giocava Aldo c'era Lele Oriali. Stavolta il Sure Crippa, non si sa perché, ha chiamato l'Inter, che prende Oriali e vuole prendere anche Aldo. Per fortuna del Milan è intervenuto Gino, che faceva già parte del giro della prima squadra di Rocco. Ha detto: un momento, Maldera è una famiglia milanista, esile o non esile, voi prendetelo. E per fortuna gli hanno dato retta. Sicuramente è stato preso perché c'eravamo noi insieme, i fratelli. Questo ragazzo qui nel giro di pochi anni ha esploso fisicamente e non a caso ho esordito giovanissimo. Gino Maldera è campione d'Europa e intanto la festa familiare viene completata, perché nello stesso anno la squadra De Martino, questo campionato riserve che c'era all'epoca, erano un po' più avanti ai tempi, erano più intelligenti e quindi riserve e migliori giovani che giocavano questo campionato, che era diviso tra squadre di Serie A e squadre di Serie B, il Milan si laurea campione quell'anno della De Martino, e della squadra De Martino fa parte Attilio Maldera, quindi un trionfo, questo 69. Oh, when times get rough, and friends just can't be Lui doveva esordire a un derby, il derby di ritorno, c'era mezza squadra rotta, poi invece gli venne preferito Zazzaro, e però il momento buono arriva poche settimane dopo, sempre con mezza squadra fuori, a Mantova, squadra in lotta per la retrocessione, e Rocco gli dà una maglietta mica banale. Esatto, lo fa esordire in Serie A, insomma. Comincia una grande avventura, una grande storia, una grande carriera, poi anche lui farà qualche esperienza a Bologna per crescere un po'
più che fisicamente, forse mentalmente, andare via da Milano, andare via dalla famiglia. Bologna gli serve probabilmente per questa cosa, per poi rientrare a pieno titolo a Milano e intraprendere una fantastica carriera. Oh, my, it's a beautiful day. Siamo venuti più o meno in un'area di rigore, o certamente davanti alla porta, al limitare dell'area. Al limitare dell'area, o comunque di fronte alla porta, che insomma Aldo, dopo un paio d'anni di ottimo apprendistato, prima con Giagnoni e poi con Trapattoni, comincia a vedere e a centrare. Cioè uno sviluppo anche proprio come realizzatore, marcatore, cosa che era stata soltanto appena abbozzata all'inizio, e poi c'è questa esplosione dove nell'anno della Stella del Milan, ricordiamo la battuta con Rivera e Maldera, la Stella sarà rossonera, lui proprio realizza 9 reti. Tra l'altro pensa che quell'anno, appunto, no, la stagione parte dal 78, lui era già andato bene, l'anno prima aveva segnato molti gol, il Milan aveva retto in testa la classifica per un pochino, poi era scoppiato, ma lui aveva guadagnato il posto in nazionale, sembrava titolare ai mondiali di Argentina, poi ahimè, vabbè, all'ultima amichevole, ahimè, sorpassato da Cabrini. Sì, però sì. La forza di reazione e soprattutto di volersi riconquistare e soprattutto di volere vincere col Milan quell'anno, in questo tourbillon inventato da Lidl, che giocava senza punte perché Chioi, e poi forse anche Rivera agli ultimi grandi fuochi della sua carriera, non avendo più punte da lanciare, aveva trovato in Aldo un partner straordinario. Veramente, praticamente Rivera gioca, se non sbaglio, 13 partite in quella stagione, pochine, però dà il suo contributo importante, e Maldera è la catapulta per far saltare le difese avversarie, lui scavalca i difensori, il lancio di Rivera, arrivava Maldera o di testa o di piedi in spaccata. L'icona di questa, esatto, cosa che stai dicendo l'abbiamo vista un paio d'anni prima nella beatissima finale di Coppa Italia. Aldo soffrì fino a un certo punto perché non era il Milan degli anni d'oro, e però devo dire che quando è andato a Roma ha trovato una piazza importante anche lì. Cioè, il cuore è milanista, però è andato in una piazza altrettanto importante. All'inizio ha sofferto, ma poi si è reso conto, perché quando vinsero lo scudetto a Roma, io mi ricordo, eravamo assieme, le strisce pedonali di Roma erano gialle rosse, per dire. Sì, cioè, anche lì a Roma ha lasciato un ricordo stupendo. Perché, e poi una cosa importantissima, secondo me, andando a Roma, l'ha portato il suo maestro che era Lidl. Il Milan era retrocesso, quasi nessuno lo voleva più, Lidl l'ha voluto lui a tutti i costi. Aldo è stato un giocatore che ha bruciato le tappe, nel senso che lui è un giocatore che 30 anni fa giocava il calcio che si gioca attualmente, moderno, serimenti senza palla. Lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi. Al di là del calciatore, Aldo credo che è stato un modello per tutti i tifosi giovani, perché calciatore non è vero che bisogna avere i piedi buoni, bisogna avere la testa buona. Lui aveva tanta testa, si dedicava al calcio con professionalità, con passione, non aveva vizi, non aveva niente, e questo sicuramente era un modello da seguire, che lo sarebbe anche tutt'oggi. Questo secondo me è una delle cose più importanti al di là del tiro, perché il modello è significativo secondo me per i giovani, e lui lo è stato alla grande.